Uno degli errori che mi ritrovo a segnalare più spesso nelle valutazioni tecniche che faccio costantemente è l'assenza e l'incapacità da parte di un aspirante romanziere di creare in modo adeguato il tono di voce di un personaggio. Ma il tono di voce è un argomento veramente difficile da trattare perché mi rendo conto che moltissimi aspiranti scrittori non hanno ben chiaro che è necessario sviluppare un tono di voce peculiare, ma non solo per i personaggi che fanno agire in scena e che si ritrovano a popolare i capitoli dei romanzi, ma anche e soprattutto il tono di voce del narratore o la figura che può essere un personaggio o anche solo una voce narrante priva di corporeità, che si ritrova a essere utile come filo conduttore a narrare nel vero e proprio senso della parola la storia al lettore, e noi sappiamo che il lettore è l'unico vero destinatario a cui noi dobbiamo sempre pensare quando scriviamo un romanzo. Il tono di voce, facciamo quindi una doverosa e dovuta differenziazione. Esiste il tono di voce del personaggio, che può essere il protagonista o un personaggio minore che fai agire nella scena del tuo romanzo, nei capitoli, e che quindi deve essere un compendio, deve essere ben studiato, deve essere un compendio di una serie di caratteristiche del tuo personaggio, e poi devi assolutamente sviluppare un tono di voce adeguato che si differenzia moltissimo dal tono di voce del personaggio per la voce narrante o il narratore della tua storia. Sono due cose completamente diverse, eppure spesso mi ritrovo a segnalare agli aspiranti romanzieri a cui valuto i romanzi una piattezza da questo punto di vista, cioè il tono di voce delle sequenze narrative vere e proprie del romanzo, quindi quelle che il narratore comunica direttamente al lettore per far progredire la storia, e il tono di voce del personaggio che è presente sulla scena sono pressoché identici. Questo cosa significa? Che non è stato fatto un accurato lavoro di progettazione e di riflessione prima di partire con la stesura del romanzo. Di questo argomento parlo sempre nel manuale che ho scritto per la Dinodino Editore, Lezioni di narrativa. È uno degli argomenti dedicati allo sviluppo del personaggio, ma non solo, è anche uno degli errori più fatti quando proprio si dà la voce a un personaggio. Quando si scrive un romanzo è necessario aver prima fatto questo lungo periodo di incubazione e aver creato una voce particolare, sia per chi narra la storia, sia per chi appunto fa progredire la storia in quanto personaggio. Certo, se hai scritto un romanzo alla prima persona e narratore e personaggio coincidono come voce narrante, perché è lo stesso personaggio a far portare avanti la narrazione raccontando le sue vicende, questo è un video insomma abbastanza inutile o comunque ti serve. Servirà solo per sviluppare il tono di voce peculiare del personaggio, che poi sarà anche il narratore. Se invece hai scelto di raccontare una storia alla terza persona e quindi utilizzare una voce narrante esterna rispetto ai personaggi che poi entrano nelle varie scene e fanno agire la situazione, portano avanti la narrazione, ecco che automaticamente devi essere in grado di variare il tono di voce. E uno appunto degli errori più comuni è far sì che il tuo tono di voce personale come individuo, come aspirante scrittore romanziere, persona che calpesta il suono di questo mondo vada a coincidere con quello del narratore. E questo di solito è un errore perché il modo in cui noi parliamo, il nostro eloquio, spesso sono anacronistici se inseriti all'interno di un progetto narrativo, quindi bisogna fare molta attenzione. Quindi un paio di consigli per te per sviluppare un tono di voce adeguato sia del personaggio che della voce narrante. Primo consiglio, devi avere molto ben chiaro chi è il personaggio che entra in scena, quali sono le sue caratteristiche, soprattutto da dove proviene, qual è il suo passato e il suo ceto sociale di appartenenza. Se fa parte di un mondo narrativo storicizzato, per esempio, non parlerà mai come una persona del 2021, ovviamente. Secondo consiglio, la voce narrante rispetto al personaggio che sta agendo e rispetto al genere del romanzo, come vuoi che appaia? Deve essere neutra, il più incolore possibile, quindi una voce narrante esterna che non entra in nessun modo all'interno del romanzo? Se sì, che tipo di tono di voce, di ritmo e di intervento questo narratore può fare all'interno del romanzo? Questo è molto importante perché fare delle differenziazioni importantissime tra il personaggio, quello che pensa e quello che viene magari anche raccontato del personaggio in quanto narratore onnisciente e la voce narrante vera e propria che invece
deve semplicemente portare avanti la narrazione con i suoi interventi, senza essere troppo entrante, se non è appunto un narratore onnisciente, ed è un narratore alla terza persona. Quindi mi raccomando, lo sviluppo del tono di voce è uno degli errori più fatti, più comuni, ed è anche uno degli errori, secondo me, delle motivazioni per cui i romanzi vengono scartati dalle case editrici, perché vi è una tale piattezza da un punto di vista della lettura, quando si prova a inviare il proprio manoscritto a una casa editrice. Questa è una delle cose che viene notata subito. Se non c'è stato uno sviluppo adeguato, il tono di voce nell'intero romanzo risulta piatto e del tutto poco ritmato, perché assolutamente non c'è una differenziazione tra il momento in cui parla il narratore, tra il momento in cui parla il personaggio, e di conseguenza tutto quanto sembra avere un ritmo standard molto piatto e poco ben sviluppato. Quindi attenzione, è molto importante fare questo lavoro di progettazione prima di iniziare la stesura, e poi quando avete deciso, hai deciso di iniziare la stesura del tuo romanzo, puoi senz'altro provare a dare un'occhiata al manuale e vedere quali consigli ci sono per fare una stesura più accurata e originale, e che vada appunto ad aiutarti a differenziare i vari toni di voce necessari per scrivere un ottimo romanzo che possa piacere a un futuro numero illimitato di lettori di romanzi.